Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di sistemi multimediali, ma non per auto, ma bensì per moto. Sì, perché questo dispositivo della Carpuride V702 è un dispositivo multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e anche con il classico Bluetooth. Lui è un sistema multimediale con display touch da 7 pollici, totalmente impermeabile, infatti è IP67, e tutto questo ci garantisce l'utilizzo appunto su una moto senza nessunissimo problema. Ma prima di andarlo a vedere in azione, di vedere tutte le sue caratteristiche di un prodotto che ritengo veramente pazzesco per chi lo deve utilizzare su una moto, io non ho una moto quindi lo proveremo qua in studio, anche se secondo me può diventare molto molto utile anche sulle e-bike o sulle biciclette classiche, perché comunque ha delle funzioni ovviamente come il navigatore dato da Apple CarPlay o Android Auto, o comunque la possibilità di chiamare, comunque di avere tutto sotto controllo su un display touch da 7 pollici. Ma tutte le sue caratteristiche le guardiamo tra poco, adesso guardiamo cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Troviamo un cavo alternativo a quello che c'è installato, che possiamo sostituire, perché con questo possiamo collegarlo direttamente ad un alimentatore USB tipo un power bank, mentre quello preinstallato è per alimentazione direttamente dalla moto. Dopodiché abbiamo il supporto per installare il nostro Carpuride V702 sul manubrio della nostra moto, un sistema molto molto stabile e molto regolabile. Poi abbiamo un fusibile di ricambio. Poi abbiamo una piccola chiave inglese per stringere gli unici due bulloni che avremo da stringere, quelli che per il fissaggio al manubrio. Dopodiché abbiamo un manuale di istruzioni. Ed ecco qua il nostro Carpuride V702. Vedete che abbiamo preinstallato il cavo di alimentazione con i due fili rossi e neri da collegare appunto all'alimentazione diretta della nostra moto, con la sua scatoletta con il fusibile, ma che potremo sostituire anche con il cavo in dotazione con presa USB. Ed ecco qua Carpuride V702. No ragazzi, non l'ho ancora montato perché volevo farvi vedere un accessorio che c'è all'interno ovviamente della confezione, come avete visto, che è un particolare importantissimo quando dobbiamo fissare qualcosa su una moto che ha tante vibrazioni, che ha comunque della velocità, quindi l'aria che va a muovere o a spostare qualcosa che fissiamo sulla moto. Questo accessorio diventa veramente veramente importante, e volevo farvelo vedere appunto prima di andare a fissare il suo monitor. Allora, come vedete, questo sistema è un sistema che è usato anche da Insta con le sue telecamere a 360 gradi come sistema di fissaggio sulle moto, appunto sulle bike, sulle biciclette da discesa. Cioè questo tipo di fissaggio è praticamente uguale a quello dato da Insta. Cosa succede? Che abbiamo questa sfera da questa parte che si va a stringere quando noi andiamo a stringere questa farfalla, e da questa parte andremo a mettere la sfera che ha dietro di sé il display. Quindi andando a stringere questo si andranno a stringere le due sfere che creeranno un blocco unico. Questo gli permette anche di avere tutto un movimento di snodi per andare a orientare appunto il dispositivo come meglio preferiamo. È veramente un sistema molto molto utile e pratico. Per quanto riguarda invece il fissaggio sul manubrio, quindi questo ovviamente non è il manubrio ma simula il manubrio, abbiamo questa U di metallo con due dadi autobloccanti qua sotto, quindi il sistema è veramente molto molto stabile. A questo punto direi di prendere il nostro Carpuride V702, che come vedete ha questa sfera dietro di sé, la vado ad inserire nel suo blocco di plastica. Ed ecco qua, vedete che lo posso orientare come voglio. Una volta trovata la posizione che più preferisco, a questo punto vado a stringere la farfalla e creo praticamente un blocco unico. Cioè guardate, la stabilità è pazzesca, cioè si muove tutto l'accrocchio che ho fatto, ma quello che è il punto di fissaggio è veramente molto molto stabile. Allora, questo è il display da 7 pollici che vi dicevo, completamente touch, con questa cornice parasole che serve appunto per limitare la luce che potrebbe dar fastidio nel vedere il display con semplicità, mentre da questa parte abbiamo il cavo d'alimentazione. Come abbiamo visto, in dotazione abbiamo sia il cavo per collegare direttamente all'alimentazione di quello che è la nostra moto, con qua il fusibile, ne abbiamo anche uno di ricambio all'interno della confezione, mentre se vogliamo possiamo anche andare a collegare questo cavo, è di facile installazione perché basta andare a svitare qua e posso andare a sostituire il cavo
con quello che vi ho appena fatto vedere. Questo cavo che invece ho io in questo momento è un cavo USB, perché all'interno della confezione abbiamo appunto questa possibilità che possiamo collegare un cavo USB per alimentarlo. Infatti oggi io alimenterò lui con un classico power bank, e questo diventa sicuramente comodo con le biciclette, perché con un power bank possiamo andare a alimentare il nostro Carpool Ride. Allora basta collegare la spina e vedete che già lui si sta accendendo. In pochi secondi abbiamo subito disponibile il menu principale. Adesso ci dice che non c'è collegato nessun apparecchio Bluetooth per il suono. Una volta fatto questo, abbiamo questo menu veramente semplice, un'unica schermata, quindi non c'è altre schermate. Qua sopra abbiamo le regolazioni del menu. Qua possiamo andare a regolare i volumi sia del sistema multimediale che della voce. Qua possiamo andare a regolare l'equalizzatore appunto del suono, mentre qua c'è una X perché non ho ancora collegato nessun dispositivo Bluetooth. Qua invece posso andare a regolare la luminosità, guardate che luminosità che riesce a raggiungere questo display, che ha una definizione veramente incredibile. Poi da questa parte invece posso andare a cambiare lo sfondo, mentre di qua abbiamo un tasto Help. Mentre adesso qua analizziamo le 8 icone. Qua abbiamo Apple CarPlay, anche se si chiama in maniera diversa, abbiamo Android Auto, abbiamo Audio Output, poi abbiamo Display Off che va a spegnere il display, che poi se io faccio così lo vado subito a riaccendere, telefono tramite il Bluetooth, quindi non utilizzeremo appunto né Apple CarPlay né Android Auto, ma potremo utilizzare semplicemente il Bluetooth del nostro telefono. Per la musica stessa cosa, vedete, è possibile ascoltare la musica senza passare da questi due sistemi. Poi abbiamo carta, perché è possibile inserire al suo interno una micro SD, io non ce l'ho inserita, però comunque vedete nessun dispositivo, è possibile inserire una micro SD. Poi setting, possiamo andare a regolare alcune impostazioni, tra cui il linguaggio, perché di default non abbiamo la lingua italiana, bisogna selezionarla appunto all'interno del menu. Quindi qua possiamo andare a vedere le versioni del sistema, quindi abbiamo qualcosina per quanto riguarda le impostazioni. Adesso andiamo a vedere la parte più interessante, cioè quella nella configurazione e nell'associazione di un dispositivo, in questo caso iOS, quindi Apple CarPlay, ma potrebbe essere tranquillamente Android Auto, il procedimento è lo stesso, anche perché cliccando su uno di questi pulsanti ci viene spiegato proprio cosa dobbiamo fare a livello di passaggi, cioè ci dice proprio cosa dobbiamo fare per andare a associare il nostro telefono, o meglio per andare a associare il telefono, ma soprattutto cosa bisogna fare per fare funzionare quell'applicazione che abbiamo selezionato cliccandoci sopra. Veramente utile questa cosa. Quindi basterà entrare in impostazioni generali, CarPlay, aspettare un attimo che arrivi CarPlay Ride ed eccolo qua, ci clicchiamo sopra. Adesso lui si connetterà, vedete che bisogna dargli l'autorizzazione, faccio abbina nel telefono, consenti, ed ecco che ho già abbinato il mio telefono al CarPlay Ride. Quindi a questo punto funzionerà Apple CarPlay, vedete che è già arrivato, in modalità wireless, quindi il telefono potrò averlo all'interno dello zaino, in tasca, nel giubbetto, ovunque voglio, non dovrò più toccare il telefono, perché una volta fatto l'abbinamento ovviamente questo passaggio non si farà più, si farà solo una volta, la prima volta che avviate il tutto. Quindi io a questo punto posso prendere il telefono, spegnere il display e metterlo qua da parte, quindi non utilizzarlo più, e utilizzare ovviamente Apple CarPlay, che arriva sì dal mio telefono ma modalità wireless, all'interno di questo schermo. Potrò utilizzare Google Maps, come potrò utilizzare anche mappe di Apple, come potrò utilizzare ascoltare la musica, se ovviamente ho della musica nel mio telefono o ho un abbonamento col sistema di streaming di musica. Dopodiché potrò cliccare qua e fare le telefonate, quindi tutto quello che è Apple CarPlay ce l'ho qua al mio interno, e posso far scorrere le pagine. Guardate com'è fluido il display, a parte che ha una luminosità secondo me incredibile e una qualità di definizione pazzesca. Abbiamo WhatsApp, abbiamo Spotify, abbiamo tutte le applicazioni che abbiamo già installato nel nostro Apple CarPlay, quindi questo è veramente una cosa interessante. E per uscire basterà cliccare su Car Home e tornerò nell'interfaccia principale di CarPlay Ride. Stessa cosa sarà per Android Auto se avete un telefono compatibile con Android Auto, però nel caso non volessimo utilizzare né Apple CarPlay né Android Auto,
c'è la possibilità di utilizzare quello che sono invece le connessioni Bluetooth classiche. Ovviamente questo è per chi non ha Apple CarPlay o Android Auto nel suo telefono, perché comunque è sempre più comodo secondo me questi due tipi di servizi rispetto al classico Bluetooth. Però nel caso volessimo è possibile. Ovviamente per poter utilizzare devo disabilitare Apple CarPlay, perché sennò lui in automatico è abbinato con Apple CarPlay. Quindi supponiamo di non volere Apple CarPlay, adesso lo vado a disabilitare. A questo punto basta che entro nelle impostazioni Bluetooth ed eccolo qua, Carpuride B8 1219. Una volta rilevato ci clicco sopra, aspetto che venga abbinato al mio dispositivo, vedete, abbina, perfetto, consenti. Ed ecco qua, adesso il mio telefono non è più in modalità Apple CarPlay, quindi non si connetterà più, vedete che mi dice che non c'è la possibilità di utilizzarlo in come Apple CarPlay, ma potrò utilizzarlo come Bluetooth classico, quindi senza utilizzare il servizio dato da Apple. Quindi basterà, vedete, se clicco sul telefono ho le impostazioni per le possibilità di telefonare. Se torno indietro vado su musica, se dovesse avere della musica disponibile avrò la possibilità di ascoltarla se l'ho all'interno del mio smartphone, e questo ovviamente ci dà la possibilità appunto di non usare né Apple CarPlay né Android Auto. Però ovviamente io lo trovo scomodo, cioè molto più diciamo semplificato e molto più intuitivo utilizzare uno dei due servizi dati da Apple o da Android. Quindi ragazzi, questo è il Carpuride V702, un dispositivo secondo me incredibile da applicare su una moto per chi deve fare dei viaggi, perché ha la possibilità, ovviamente avendo un sistema audio, perché lui non ha un audio di uscita, anche perché non avrebbe senso, non si sentirebbe, quindi dovremmo avere ovviamente degli auricolari o delle cuffie all'interno del casco, cioè tutte queste cose che ci permetteranno ovviamente anche col microfono di telefonare, tutto fatto ovviamente in modalità touch dal display o in modalità vocale tramite appunto gli assistenti dati da Apple o da Android. Quindi questo sicuramente è molto interessante a livello di praticità, mentre si guida la moto avere la possibilità di telefonare senza dover toccare niente, senza dover fare niente, tutto fatto ovviamente tramite Siri, o mentre davanti sul nostro display da 7 pollici abbiamo il navigatore che continua ad andare senza nessun problema, piuttosto che andare a collegare il telefono magari sulla moto, che poi non è impermeabile, mentre lui è totalmente impermeabile, poi ha una grande visibilità per quanto riguarda le dimensioni e soprattutto non ha problemi di surriscaldamento, perché comunque i telefoni, soprattutto quelli più performanti, se stanno al sole si surriscaldano, quindi si surriscaldano, abbassano la luminosità e non si vede una mazza, con una cosa che ovviamente d'estate quando si utilizza la moto non è il massimo, mentre con lui tutto questo non succede. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che è in grado di fare il nostro Carpuride. Adesso è arrivato il momento di parlare di prezzo. Allora, lui è venduto su Amazon a 249 euro, mentre c'è anche la possibilità di acquistarlo direttamente dal sito Carpuride, dove se riesco ad avere vi darò anche dei codici sconto. Quindi qua sotto trovate tutti i link sia per Amazon che per il sito Carpuride dove acquistarlo direttamente, poi valutate voi quello che preferite, quello che vi fa più comodo, quello che vi dà più sicurezza. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione, le mie considerazioni riguardante lui, il Carpuride V702, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Anche di lui ovviamente troverete sul canale Telegram il link, i coupon sconto come qua sotto in descrizione. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.